Ciao amici, ben ritrovati. Oggi ho selezionato tre film che forse non lo sapevate, sono tratti da libri. Il fil rouge che li accomuna è l'amicizia, ma come vedremo sono storie un po' particolari. Tutti film e libri meravigliosi da non perdere. Il primo libro che vi propongo è Sleepers di Lorenzo Carcaterra. Lorenzo Carcaterra, nato a New York nel 1954, è uno scrittore statunitense, anche sceneggiatore per alcune serie crime, mi pare CSI, anche se non erro. Figlio di immigrati italiani originari dell'isola d'Ischia, Carcaterra crebbe con un padre violento, rendendolo poi soggetto del libro autobiografico A Safe Place, The True Story of a Father, a Son, a Murder, che non ho letto per cui non lo posso commentare. Il suo libro più famoso è Sleepers, ambientato nel quartiere di East Kitchen a Manhattan, New York, nel quale l'autore è cresciuto e da cui è stato tratto anche il film omonimo del 1996 per la regia di Barry Levinson. In questo libro e film, a detta dell'autore, basato su una storia vera, ma pare che sia stato romanzato perché le autorità carcerarie negano che ci siano riscontri documentati, quattro ragazzini, tra cui lo stesso autore, cresciuti nel quartiere malfamato di New York all'interno di famiglie patriarcali e violente e ambientato negli anni 50-60 del secolo scorso, finiscono per fare dei lavoretti per la malavita del quartiere. L'unico che sembra preoccuparsi per loro è un sacerdote ex malavitoso, De Niro, nel film, che tenta di fargli da padre. Dopo una bravata vengono condannati al riformatorio, cui verranno presi di mira da quattro guardie carcerarie, tra cui il grandissimo Kevin Bacon nel film con un'interpretazione indimenticabile, da cui subiranno ritorsioni, abusi fisici, botte e ogni tipo di violenza. Ne usciranno mesi dopo provati per sempre, uno di loro diventerà procuratore, Brad Pitt nel film, altri due finiranno alcolizzati e non riusciranno a uscire dalla criminalità. Il quarto è lo stesso autore che diventerà giornalista e scrittore. Poi c'è anche una ragazza che resterà loro amica per tutto il tempo. C'è anche un piccolo cameo di Vittorio Gassman. Tra l'altro, sleepers è un termine gergale per indicare i ragazzini in riformatorio, dormienti appunto, cioè sospesi dalla vita attiva. Per quello si chiamano sleepers. Sia il film che il libro sono bellissimi, non per tutti e non adatti ai ragazzi, sono piuttosto pesanti, però sono veramente meravigliosi. Il secondo libro di oggi è Il delitto paga bene, l'autobiografia di Henry Hill, che in realtà è stato scritto da Nicola Spileggi, dettato da Henry Hill, da cui Martin Scorsese ha tratto il film Quei bravi ragazzi del 2003, con Joe Pesci, De Niro e Ray Liotta. Henry Hill Jr. nasce nel 1943 e muore nel 2012, è stato un mafioso e collaboratore di giustizia statunitense. Dal 1955 al 1980 fu esponente della famiglia mafiosa dei Lucchese. Dal 1980 decise di collaborare con l'autorità dell'FBI e grazie alla sua testimonianza diversi membri della famiglia mafiosa dei Lucchese, tra cui Paul Vario e James Burke, vennero condannati per numerosi reati. La sua vita venne raccontata nel libro Il delitto paga bene, scritto da Nicola Spileggi, appunto. Dal libro, regista Martin Scorsese ha tratto il film Quei bravi ragazzi, nel quale il personaggio di Harry Hill è interpretato dall'attore Ray Liotta. Fin da piccolo Harry provava una certa ammirazione per mafiosi locali che si incontravano all'altro lato della strada di fronte a casa sua. Tra questi c'era Paul Vario, capo della famiglia criminale dei Lucchese. Verso l'età di 10 anni iniziò a fare piccole commissioni presso la casa di Paul. Svolse tutta la sua carriera nel giro della malavita, come si vede nel film, per poi diventare collaboratore di giustizia sia per evitare il carcere che la vendetta dei suoi ex compagni. Harry Hill, sua moglie Karen e i loro due figli entrarono nel programma di protezione testimoni, più per convenienza che per reale pentimento. Cambiarono i loro nomi, venendo trasferiti in diverse località segrete grazie alla sua testimonianza. La magistratura americana poté infliggere 50 sentenze di condanna. Nel 1989, dopo 24 anni di matrimonio, Hill e sua moglie Karen divorziarono. In seguito, numerosi crimini commessi durante il programma di protezione testimoni vennero espulsi dal programma nei primi anni 90. Hill fu arrestato nel 1987 a Seattle per crimini legati alla droga e nel marzo 2005 a Platte, in Nebraska. Hill aveva lasciato il suo bagagliaio all'aeroporto Le Bird Field di North Platte, in Nebraska. E al suo interno fu trovato tutto l'occorrente per la raffinazione della droga, tubi in vetro con residui di cocaina e metanfetamine. Nel settembre del 2005 venne condannato a 6 mesi di reclusione.
Grazie alla pubblicità ottenuta, il vendeva i suoi quadri su eBay, fu spesso ospite del The Howard Stern Show. Lavorò per un certo periodo come chef in un ristorante italiano nel Nebraska e la sua salsa per spaghetti, Sunday Gravy, era venduta su internet. Per anni combatté l'alcolismo, affermando che fu la prigione a salvargli la vita. Nell'ottobre del 2007 aprì a West Haven, nel Connecticut, un ristorante, il Wise Guys. Fu anche proprietario del ristorante chiamato The Suite. Fu Liotta a convincerlo ad entrare in un centro di riabilitazione. Harry Hill, dopo aver vissuto gli ultimi anni a Malibu in California con la sua fidanzata Lisa Caserta, morì a Los Angeles il 12 giugno del 2012 all'età di 69 anni. Il terzo libro che vi propongo oggi è Uomini e topi, un bellissimo romanzo di Steinbeck di cui ho già parlato tempo fa, vi lascio il video nelle schede. Narra l'amicizia tra due ragazze e ne sono stati tratti diversi film. Io vi propongo il più recente, Dee con Gary Sinise e con John Malkovich. Il film è incentrato sulle vicende di due braccianti, Lenny e George, che negli anni 30, in piena depressione, vivono on the road, spostandosi di ranch in ranch in cerca di lavoro, col sogno di comprare un pezzo di terra e fare la propria fattoria. Il primo ha il cervello di un bambino, ma la forza di un maciste, l'altro tenta di proteggerlo dagli ostacoli della vita, difficoltà che non tarderanno ad arrivare, vista la facilità con cui Lenny si caccia nei guai. Approdato in un'ultima fattoria, Lenny, attratto dalla seducente moglie del figlio del capo e incapace di controllare la propria forza, si metterà nei guai e di nuovo il suo amico George dovrà aiutarlo. Libro e film meravigliosi. Bene, amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un bel like e grazie per la visione. A presto, ciao.